Julio Velasco dà le dimissioni. Ecco la nota ufficiale del club e un piccolo commento sulla situazione. Nota ufficiale UIBA Volley Bussarsizio, 21/11/2023. UIBA Volley Bussarsizio comunica che da oggi il tecnico Julio Velasco non è più l'allenatore della squadra. Il coach argentino ha rassegnato ieri sera le dimissioni ad effetto immediato e nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo head coach. UIBA Volley sottolinea che ha operato fino all'ultimo per la persecuzione del rapporto con il signor Velasco, cercando supporto da FIPAV e dallo stesso tecnico. La società biancorossa specifica che nel contratto sottoscritto con il signor Velasco non erano contenute clausole rescissorie operanti in automatico in caso di una sua nomina come coach della nazionale maggiore. Anzi, il contratto era stato strutturato in modo che il signor Velasco potesse ricoprire il doppio incarico, coach UIBA e coach nazionale maggiore, senza alcuna preclusione di sorta. Per quanto UIBA ha sempre ritenuto il signor Velasco coach della squadra almeno sino al termine della stagione con durata contrattuale prevista nelle clausole dedicate, nessun contratto con UIBA è stato effettuato da FIPA prima della convocazione del signor Velasco presso la sede di FIPA per la proposta del ruolo di coach della nazionale maggiore. Così come non sono state verificate da FIPAV con il signor Velasco le clausole contrattuali presenti nel contratto tra UIBA e lo stesso tecnico, e ancora mai è stato chiesto da FIPAV un incontro con il presidente e AD di UIBA prima del comunicato stampa di nomina del signor Velasco quale coach della nazionale. Ma nessun confronto è stato promosso da FIPA, ben sapendo che il signor Velasco fosse coach della nostra storica società, violando dunque qualsiasi norma di buona fede, correttezza e trasparenza nei nostri confronti. Ma è stato ricercato un dovuto e costruttivo colloquio da FIPA con UIBA, il tutto in spregio ai progetti, investimenti e sacrifici di UIBA, tesserata FIPA da 53 anni. Per disputare un campionato propositivo e alla ricerca di una visione di obiettivi sportivi, culturali, etici, internazionali di sicuro interesse per il sistema pallavolo, a cui la società Brera Holding ha dato credito e riconosciuto legittimazione, tanto da essere la prima società americana a investire nel mondo della pallavolo femminile. Il comportamento di FIPA e di tutti gli attori attivi in questo caso appare con evidenza agli occhi di UIBA, responsabile di gravi e ingenti danni alla reputazione societaria di UIBA, al progetto sportivo della stessa a stagione iniziata, destabilizzatore della serenità dell'intera squadra, tanto in campo quanto dirigenziale, tanto per la città di Bussarsizio che per i suoi tifosi. La società biancorossa si riserva di verificare nel proseguo tutte le opportune azioni a sua tutela, a qualsiasi titolo. UIBA Volley attende ancora da parte di FIPA un concreto riscontro e fissazione di un incontro volto ai dovuti chiarimenti, formali scuse e ricerca di adeguate soluzioni nell'interesse di UIBA e atte a salvaguardare lo svolgimento del campionato in modo regolare, paritetico e uguale. Spiace aver sinora vissuto solo noi di UIBA un trattamento mai immaginabile, lesivo del rispetto dell'etica sportiva e delle regole che la FIPA dovrebbe garantire ed esserne di esempio. Questo è il comunicato ufficiale di UIBA rilasciato oggi. A mio parere è un comunicato molto pesante che ha tutta la mia comprensione. Infatti FIPAV l'ha combinata veramente grossa questo giro, dimostrando un'incapacità da parte degli organi federali, da Manfredi a Belotti, a tutti quelli che prendono poi effettivamente le decisioni nella gestione di questa situazione, dimostrando ancora una volta quanto sia impreparata e composta da personaggi che non dovrebbero stare lì perché non in grado di gestire quella che è una federazione. L'unica parola che potrebbe abbinare a questa notizia è semplicemente scandaloso.